Allora, gente, sono qua per parlarvi di un botto di roba che mi è arrivata ieri finalmente perché la stavo aspettando da non da tantissimo, però ha tardato la consegna. Finalmente mi è arrivata la GoPro, mi è arrivato il telefono nuovo, mi sono arrivate le batterie per la GoPro, il caricabatterie. È arrivato il corriere? No, perché sto aspettando un altro corriere oggi. No, non è lui. Ieri ho già spacchettato tutto perché non ci stavo più nella testa. Però ho solamente provato il telefono. Ma la GoPro, veramente, raga, non ho provato nulla. L'ho accesa giusto per vedere se era tutto a posto e boh. Ho già fatto l'unboxing di tutta sta. Comunque, la scatola è questa roba qua. Ho già spacchettato la GoPro, che rimane poi attaccata qua sopra. Poi ho preso il caricabatterie, questo qua, Telesin. Effettivamente, questa roba qua sembra una figata, raga. Io non ho comparazioni fisiche con altri caricabatterie. Cioè, però, guardate, uno scatolotto delle balle. Ma guardate quanto sono piccole. E questo è il caricabatterie con la sua porta USB-C per caricare. Danno pure il cavetto dentro. Poi ho comprato una batteria aggiuntiva della GoPro originale perché queste qua della Telesin funzionano bene, però leggendo le recensioni durano qualcosina meno delle originali. E visto che c'era questa qua in offerta tipo a 19 euro, era una roba del genere, l'ho comprata e boh, tanto voglio dire, non è una spesa folle, 19 euro, c'è un prezzo umano. L'altro acquisto è stato il telefono. Allora, era già da un po' che volevo cambiare telefono, però io sono veramente contro i telefoni. Per quanto piaccia un po' smanettare, stare su internet, tutte queste cose qua, io lo faccio da computer. Il telefono, per chi mi conosce, sa che io ho sempre avuto telefoni di ricambio, telefoni di seconda mano, usati, spaccati. Cioè, guardate qua, questi sono i telefoni che io ho avuto. Questo era un telefono vecchio di mio fratello. E minchia il corriere! Minchia il corriere! Devo dargli dei soldi! Vado un attimo dal corriere e torno. Ok. Riallacciandoci al discorso dei telefoni, per chi mi conosce sa che io ho sempre avuto telefoni di seconda mano, telefoni spaccati. I telefoni che avevo era perché li barattavo per delle pizze, dei kebab, perché me li regalavano. Tipo, questo qua me l'aveva regalato Spotty. Questo era il telefono vecchissimo di mia sorella. Dopo essermi letto un po' di recensioni, un po' per dire un eufemismo, perché ho veramente. Io non so nulla di telefoni, no? Quindi, da persona che non ne sa niente, prima roba che ho fatto è cercare di darmi un budget che era intorno ai 150-200 euro, proprio al massimo, se trovavo il telefono proprio top. Alla fine, leggendo un paio di recensioni, ho trovato questo Xiaomi, che oltretutto me l'aveva consigliato anche Spotty. Non mi ricordo se era proprio questo modello qua o era un altro. Mi A2 Lite. Per tutta una serie di motivi, 32 giga mi sembrava veramente un compromesso ottimo. Eccolo qua. Vi posso dire, raga, allora, magari per chi è abituato ad avere telefoni belli, magari è una cagata. Per me, questa roba qua, cioè, è tipo un salto nel futuro, cioè, incredibile. Ho scoperto tipo l'altro giorno perché ci sono due fotocamere davanti, l'impronta digitale, lo schermo, cioè, è gigante. La cosa che mi ha convinto però di questo telefono è che ha una batteria veramente grande, 4000 mAh. Stando a quello che viene detto, dura il doppio di un telefono, diciamo, normale. E questo per me è ottimo, perché io in viaggio avrò bisogno di un botto di batteria. Gianni, ok, va bene se trovi il tappo. Praticamente Gianni è un fotografo di Biella che ho conosciuto tramite Facebook perché gli ho venduto la mia prima reflex, raga, la 650D, gliel'ho venduta a lui. Cioè, io ho barattato una reflex per un telefono. Cioè, avessi fatto un discorso del genere anche solo un anno fa mi sarei preso a cazzotti. Vabbè, questa roba qua mi servirà perché sarà il tramite tra me e voi e tutto quello che succederà, tutte le mie storie. Quindi è importante che si era stoppato un attimo il video. Tempo fa, allora, io avevo già comprato una GoPro, ma non è una GoPro. Ne ho comprate ben due, me le ha comprate mio fratello. Si era preso veramente un sacco bene lui e aveva comprato anche tutti i vari accessori. Quindi io gli accessori li ho già e ne ho anche parecchi, tra cui una cosa fondamentale, ovvero questa. È la pettorina. La userò un sacco da mettermi qua quando pedalo. Comunque, basta dire cose e proviamo. Voglio provare sta cacchio di GoPro. Parte dei soldi che io non avevo li ho presi dal crowdfunding. E questa roba è come se. Metà di questa GoPro è come se fosse vostra. Quindi, cioè, raga, grazie, cazzo. Cioè, grazie. Cioè, questa assieme al telefono saranno i miei occhi, la mia testa, tutto. È una fottuta GoPro, cazzo! Dobbiamo andare a provarla subito! Probabilmente adesso spegnerò la reflex e mi vedrete solo dalla GoPro. Anzi, vi dirò una cosa, filmo dal telefono! Ok, gente, sto filmando dal telefono. Innanzitutto, guardate quanto sono belli gli alberi che ho in giardino. Sono tutti in fiore. Intanto vediamo se riesco, se c'è uno zoom o qualcosa. Che figata! Vi dico un attimo, adesso sto filmando. Sto filmando a 1080 a 30 frame, perché tanto non mi serve avere slow motion adesso, non voglio. Potrei fare degli slow motion però di queste robe che volano. Mi pare che possa arrivare fino a 240 frame. 240 frame, raga, wow. Ah, però a 240 frame praticamente non supporta la stabilizzazione. Proviamo un attimo.
Ok, sta andando. Ho filmato delle api che svolazzavano, quindi proviamo a tornare un attimo al computer e vediamo il rallenti di questa roba. Allora, praticamente, raga, ho appena collegato la GoPro tramite l'USB-C. Questo è il video, lo scarico un attimo qua. Apriamo un attimo anche Premiere, così adesso proviamo a fare lo slow motion. Voglio vedere un attimo come li fa. Facciamo un nuovo progetto. Ma io, oltretutto, non vi ho fatto vedere cosa ho qua dentro. Mi è venuto in mente ora. Ve ne parlo dopo di cosa ho qua dentro. Facciamo una cosa per volta, facciamo il video. Importiamo un attimo il video della GoPro. Sembra averlo importato. Dai. Perché si. Allora, non ho mai visto Premiere crashare in questo modo. Cioè, è proprio. Svanito. Cioè, raga, ma cosa mi ha fatto? Mi ha compresso tutte le finestre di Premiere. Ma sei fuori di testa. Ma perché quelle me le ha messe lì? Reimportiamo il formato. Forse fa così tanto fatica perché è girato in 240 fps, quindi. Ah ah ah! 240 fps potrà essere rallentato fino a un 10%. Aspetta, però non mi tornano i conti. Velocità durata, anziché il 100, proviamo 10%. Così vediamo subito se è fluido o no. Tenerlo normale, però con tutti i fotogrammi compattati lì, allora forse quello impalla il computer. Dai, che è quasi finito il rendering. Comunque, dopo proviamo un attimo anche questa, magari. Se no, se non la provo oggi, la provo poi un altro giorno in cui magari faccio davvero una prova con la GoPro in bici. Adesso proviamo un attimo a vedere sto slow motion. Allora, credo che il problema comunque sia dato dal fatto che il computer non riesce a leggere tutti quei fotogrammi consecutivi. Quindi lo devi proprio rallentare il video. La GoPro a sto giro mi ha veramente comprato con questa GoPro 7. Devo vedere adesso di capire come fare a interfacciarla bene con Premiere perché me lo fa crashare in un modo incredibile. E niente, però ragazzi è tutto. Ah no, ecco, non ho ancora finito, vi devo dire cosa c'ho qua dentro. Dovete sapere che io, oltre a non cambiare i telefoni, a non comprare mai telefoni nuovi, non faccio neanche la ricarica al telefono. Quindi sono perennemente senza soldi sul telefono, ma non mi importa perché tanto sono sempre attaccato al wifi dello studio, di casa o di amici, quindi riesco a usare comunque internet. E poi quando sono fuori casa è un modo molto bello di non perdersi nell'usare il telefono, nel perdersi usare Instagram. Quindi io quando sono fuori di casa non ho internet, il telefono non lo cago, o lo cago solo quando mi arrivano le chiamate e basta. Però per fare questi viaggi qua io ho bisogno di avere internet, di poter chiamare, pubblicare foto, per essere social, per tenervi in contatto. Cioè, allora, raga, io avevo 1 giga al mese e pagavo 12 euro. Cioè, ma siamo fuori di testa. Allora, l'altro giorno mi sono messo lì a smanettare. Ho fatto un piano che c'era su internet, attivabile solo su internet, con 30 giga al mese a 9,90 euro, una roba del genere. Adesso lo attivo e boom. In sti giorni, veramente, il pomeriggio lavoro, a parte oggi pomeriggio come lo sono preso di pausa appunto per fare il video, per spacchettare tutto, capire un attimo cosa fare, riaggiornarvi. Sono solitamente mattina al pomeriggio lavoro, però dal mese che arriva, da aprile, mi ritiro qua in camera, inizierò a provare la Graziella visto che Olivero la sta finendo, inizierò a testare tutto per il viaggio. Ci sentiamo, chi è che mi scrive al compleanno della Chiara, è vero, adesso guardo anche per quello. Ci riaggiorniamo poi a breve. Spero che il video vi sia piaciuto, non è stato nulla di tecnico, nulla di unboxing. Nulla di strano, era solo per dirvi quello che mi è arrivato e adesso vi saluto. Ciao, tanti saluti. Ciao! Ciao!